Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video in italiano. Oggi mi preparo perché devo fare un po' di lavoro, devo fare 3 video per diverse aziende. Adesso sono le 9:30 e quindi volevo finire prima lavoro o almeno volevo registrare i video e poi devo fare un po' di shopping. E devo fare la spesa e devo ritirare un ordine da H&M, non so in Italia come si pronuncia, ma visto che vado già a ritirare un ordine, volevo fare un po' di shopping perché qui a Bologna fa abbastanza caldo ultimamente e quindi volevo comprare nuovi vestiti per l'estate, anche se è ancora primavera, ma la temperatura qui direi che sembra più estate. Quindi adesso ho tutti i vestiti estivi nell'armadio, ma ho visto che in realtà non ho molto vestiti, ma volevo comprare più cose, non lo so, basico, neutrale. Nel senso che voglio comprare più cose di colore tipo beige, bianco, grigio. Ma è più facile fare gli outfit quando hai vestiti così, perché in realtà ho molti vestiti colorati con fiori, tipo fantasia, non mi ricordo come dire questa. Posso fare un mix and match, non so come dire in italiano. E sì, ho fatto questo board su Pinterest con ispirazione per vestiti per quest'estate, perché ogni estate voglio avere un stile più, non lo so, elegante. Ma ogni estate non succede perché non mi piace molto fare shopping. E non mi piace molto provare i vestiti perché sono pigra. Mi piacerebbe avere qualcuno che fa shopping per i vestiti per me. Un personal stylist sarebbe perfetto. Metto questo sul schermo, ma ho fatto tipo un board su Pinterest per ispirazione, i tipi di vestiti che voglio comprare per quest'estate. Aggiornamenti. Finalmente ho comprato un biglietto per tornare negli Stati Uniti quest'estate. Non vedo l'ora. Questa volta vado per un mese e sono molto emozionata perché non sono mai tornata per così tanto tempo. Anche perché posso scappare via perché non voglio stare qui a Bologna per un caldo assurdo durante l'estate. Ma sì, vado in Florida per vedere mia mamma e anche ho qualche amica che va a trovarmi lì. E poi vado anche in Arizona perché, se non sapete, sono nata lì. Mio papà vive ancora lì, quindi vado lì per una settimana. Sì, Arizona non ci sono tornata da più di un anno. Quest'estate sarebbe molto divertente anche perché mia mamma viene a trovarmi fine maggio perché fa il cammino di Santiago con la sua amica. Poi dopo andiamo tutti insieme in Sardegna. Sono molto emozionata perché non ci sono mai stata in Sardegna, ma ho sentito molte cose belle della Sardegna e non vedo l'ora. Poi vengono qui a Bologna e poi lei torna negli Stati Uniti e qualche settimana dopo anch'io torno negli Stati Uniti. Quindi questi sono i miei programmi per l'estate, per adesso. Perché mi piacerebbe fare anche una vacanza, forse in agosto, quando tutti gli italiani vanno via o vanno in vacanza, perché qui a Bologna non c'è nessuno. Quindi anch'io voglio andare da qualche parte. Vediamo. Per adesso devo finire di truccarmi e poi devo registrare i video. Ok. Eccomi, sono pronta. In realtà volevo registrare almeno uno video ieri,
Ma ieri mi sentivo molto stanca, non avevo voglia di fare niente, ho fatto solo una cosa per lavoro e poi basta. Purtroppo oggi devo fare tutto, le sceneggiature che ho scritto. Questi due video, facciamo così, facciamo questi due video e poi l'altro. Ho quasi finito i video, manca solo uno e voglio mangiare perché ho molto molto fame. Sono solo le 11 perché non ho mangiato molto per colazione oggi. Non guardate la cucina molto sporca. Finito qui perché c'era una scena che dovevo registrare qui. Adesso sono le 12 e mezzogiorno, perfetto perché ho fame e voglio mangiare. E sono molto fortunata perché è uscito il sole. Ma direi che i video sono andati bene, spero. Sono sempre un po' preoccupata e nervosa perché non so mai se, non lo so, se ho fatto bene, se ho fatto quello che voleva il cliente, perché a volte ricevo qualche indicazione, ma non ne ricevo molto, quindi quando faccio un video spero che il cliente gli piaccia, ma devo aspettare. Ma di solito va tutto bene. Di solito il cliente piace molto i video. O se no, se devo fare qualche modificazione, va bene, per me va bene. Ma non ho mai ricevuto un feedback molto negativo. Sì, ma direi che è tutto andato bene. Quando torno, devo montare tutto e poi mando questi video ai clienti. Per pranzo voglio mangiare le cose che rimangono nel frigo, nel senso che oggi ho detto che voglio fare la spesa, quindi voglio finire le cose che sono in frigo da non molto tempo, ma abbastanza. Sono le patate e un po' di salmone che ho fatto ieri. Sembra che ogni volta che faccio un video per YouTube faccio salmone. Anche ho comprato questa torta salata con ricotta spinaci che ho mangiato solo un po' l'altro giorno, quindi posso riscaldarla. E poi pensavo di fare un insalato con pomodori e mozzarella. Semplice. Va bene, mangiamo. Finito di mangiare, adesso voglio pulire un po' perché la cucina è un po' sporca e non voglio tornare a una casa molto disorganizzata. Anche perché quando lavoro qui voglio avere un spazio per lavorare pulito, organizzato. Ma per adesso, quando pulisco, mi piace molto mettere un podcast, ascolto un podcast e cerco sempre un podcast di true crime. Questo è il mio preferito, si chiama Morbid e quindi devo scegliere un episodio, ma probabilmente non ascolto tutto perché di solito durano almeno un'ora.
sono tornata, faccio vedere cosa ho comprato. Queste sono le cose che ho ordinato online, sono i costumi. Come vi ho detto, vado in Sardegna, Florida, quindi praticamente tutta l'estate in spiaggia al mare. Prima ho comprato questo che mi piace molto molto molto, è proprio qualcosa che cercavo così, ma mi piacerebbe se ci fosse i pantaloni corti che sono uguali, non so come dire, come si dice in italiano, like a matching set, un set, non lo so, avevo questa idea di qualcosa così, ma tipo un set, ma mi piace molto questo, perfetto per l'estate. Ho comprato questo molto molto semplice, ma mi piace avere le camicie così. Non è solo una camicia grigia, ma un po' particolare. Finalmente, una sorpresa. Io ho trovato pantaloni, questi pantaloni, ma adesso vedo che sono molto trasparenti, quindi vediamo. Ma perché sono molto leggeri. È molto molto morbidi, quindi, e anche mi piace molto questo colore. Ero molto contenta perché di solito è troppo difficile per me trovare i pantaloni perché non sono mai abbastanza lunghi, perché sono alta. Ma questi, ok, forse non sono perfetti, ma sono abbastanza lunghi, quindi. Questo, in realtà, ho comprato questo, ma in un altro colore, quindi sapevo esattamente che taglio comprare, perché ho questo, ma arancione. Slip così. Ma niente. Adesso voglio riposarmi un po', perché sono stanca, sono sempre stanca. Poi devo uscire di nuovo per comprare la spesa. Fatta. Non avevo voglia di fare la spesa, proprio zero. Non volevo fare la spesa perché di solito odio fare la spesa, ma ultimamente ho trovato un supermercato più grande, perché altrimenti ci sono troppe persone in uno spazio troppo piccolo e molto affollato e non mi piace. Svuotiamo la spesa insieme, perché forse per le persone americane che guardano questo video, forse per loro è più interessante per vedere le cose che puoi comprare qui nei supermercati. Forse per gli italiani che guardano questo è molto noioso, ma prima ho comprato queste fragole, mi piacciono un sacco le fragole. Dovevo comprare più carta forno, le patate, perché ho sempre le patate. Se vieni a casa mia ci saranno sempre le patate. Più pasta. Ho comprato questo latte di cocco perché c'è una ricetta che voglio fare probabilmente questa settimana quando piove. È una zuppa vegana, anche se non sono vegana. È perché metto con questo dentro questa zuppa e pollo, quindi ovviamente non è vegana, ma viene da un sito web con le ricette vegane. Poi c'è anche per la stessa ricetta. Io le allergie. Sto soffrendo. I gelati. Ma purtroppo questo, dentro questo ci sono solo tre. Perché solo tre? Preferisco almeno quattro. Vabbè.
lattuvino, gli spinaci anche per la ricetta, ma di solito non mi piacciono gli spinaci. Basilico, anche per la ricetta, credo. Pollo, latte, yogurt, greco, vaniglia, vino. Non ho mai provato questo vino, ma so che mi piace molto pecorino, quindi volevo provarlo. Le trofie, perché ho pesto che voglio usare. Le trofie sono buonissime con il pesto. E poi in totale ho speso 35 euro per tutto. Non è male. Ah, sono quasi le 5 e devo ancora finire un po' di lavoro. Buongiorno, scusate ma ieri non ho continuato a vloggare perché non ho fatto niente di interessante. Oggi o stamattina ho la mia lezione di italiano su iTalki che faccio una volta alla settimana per un'ora, ma l'altro giorno pensavo di fare forse due lezioni alla settimana perché così posso fare più pratica, e anche perché ultimamente, ma non ultimamente, ma da un po', mi sento un po' frustrata. So che mi lamento sempre di questa cosa, ma è perché voglio migliorare il mio italiano, ma quando raggiungi un livello alto è difficile fare progresso, o almeno progresso che si vede. Fai progresso molto più lentamente, perché ci sono le cose con la grammatica, per esempio, che sono difficili per me, o faccio molti errori, e io sono una persona che sono un po', ma non neanche un po', ma sono una perfezionista. O mi vergogno, sono molto timida e quindi quando sono in un gruppo di persone a volte non voglio parlare molto perché non voglio dire qualcosa sbagliato. Ma sì, secondo me è una cosa della mia personalità che devo migliorare, affrontare. In realtà ho scelto di imparare una nuova lingua per aiutarmi in questo senso, perché ovviamente è difficile imparare una nuova lingua. Non puoi essere molto timida, perché ovviamente devi sbagliare per imparare e per migliorare. Quindi volevo fare questa sfida, diciamo, per essere meno, non so, timida, per andare fuori il mio comfort zone. E sì, in un certo senso mi sento meglio, mi sento un po' meno timida, ma ho ancora questa cosa che nel mio cervello penso che tutti mi giudichino, congiuntivo, giudichino, quando parlo italiano, ma ovviamente non è vero perché di solito, soprattutto gli italiani quando parlo italiano, sono molto gentili. Sì, è una, non so come dire, mindset che è difficile cambiare quando pensi così. Un giorno spero di non preoccuparmi di queste cose. Vediamo, perché ovviamente ci vuole molto tempo per cambiare questo mindset. Ma sì, mi piace queste conversazioni mentre mi trucco. Spero che anche voi vi piacciono queste conversazioni. Sì, non ha molto sapore o ha un sapore che sembra bruciato. A me non piace e mia mamma ogni giorno beve una tazza molto grande e non so come come è possibile. Io di solito bevo solo uno o forse due caffè al giorno. Lezione finita.
Mi piace molto parlare con lei. La mia insegnante è sempre molto divertente, molto gentile. E sì, so che vi ho detto che di solito ho paura o sono timida quando parlo in italiano con gli italiani, ma con lei non ho questa paura. Probabilmente perché lei è una insegnante, quindi so che lei non mi giudica. Posso dire cose anche se non sono molto sicura o sì, sono un po' indecisa se questa parola ha senso o è giusta. Abbiamo parlato di molte cose oggi. Abbiamo iniziato con caffè, abbiamo parlato di caffè e poi alla fine abbiamo finito con una conversazione un po' politica, le cose in America e qui in Italia, quindi interessante vedere la differenza. Sì, ho fatto molti errori oggi. È difficile, ma così imparo. Purtroppo devo montare molti video e di solito per montare un video ci vuole molto tempo. Per adesso inizio a lavorare. Sono triste perché il mio treppiede si è appena rotto. Purtroppo questa parte, non so se si vede questa parte qui, non funziona più, quindi non. La mia macchina fotografica è molto pesante, quindi quando metto la camera sopra, sì. Meno male, oggi non devo registrare un video per lavoro. Senza questo non so. Per il resto di questo video devo cercare un altro modo per un altro posto dove mettere questo.